Ho un cognome strano io, l'hanno sempre sbagliato tutti. Grayson, si scrive esattamente come si legge, Grayson. No, non la A, Grayson, non la dico la A, no. No, perché hai messo la I lunga, Grayson, Grayson? Lo so, finisce con la N. No, non è Grayson, sennò diventa Veneto. No, non sono Veneta. Grayson, ho capito. Quando facevo le elementari era più facile. Sì, perché i compagni di classe lo cambiavano e trovavano un nome più semplice da pronunciare. E così ero per tutti Grisù, il draghetto, ve lo ricordate? Da grande farò il pompiere. E io da grande volevo fare il pompiere. Me l'avevano ripetuto così tante volte. Poi alle medie sono diventata per la forza di Grayskull. I men, odiavo i men, mi faceva schifo i men, ma perché dovevo essere i men? Ma era brutto. Poi andando avanti al liceo sono diventata Robin e Batman, no? Si chiamava Dick Grayson, e allora ero Robin, ma a me Robin non piace, Robin era l'accollo di Batman, non risolveva mai niente, gosh Batman, era sempre stupito quando Batman aveva quelle sue fantastiche intuizioni, ma capiva niente di quello che accadeva. Poi da grande sono diventata la signora Grey, ma ogni volta mi dava dei problemi, è stato un inferno, niente. A un certo punto, con internet, con la tecnologia, ho fatto delle ricerche per capire le origini del mio cognome e ho scoperto che le origini sono scozzesi. Erano i Mac Grayson, navigatori, e sono arrivati a Genova. E infatti io ho una casa a Genova, nella Val Bisagno. Io vado sempre lì, mi ritiro lì quando voglio pensare, quando voglio scrivere, quando voglio preparare i miei libri. Quello è il mio luogo segreto. Ma non era sufficiente, perché poi mi sono messa a guardare ancora meglio. Io faccio parte di una famiglia un po' strana, non ci conosciamo tra di noi, non conosco nessuno. Con Facebook a un certo punto mi hanno contattato, sapete come succede, no? Con Facebook. Mi hanno scritto, ciao, siamo i tuoi cugini, dal Perù. Come dal Perù? Ho visto delle foto, tutti bassi così, che camminavano, con le ditina, me le immaginavo che mi scrivevano. Ma no, io non... Questa casa è molto grande, e ha delle stanze dove ci sono dentro delle cose antiche, poco frequentate. Ogni tanto vado lì e mi metto a viaggiare con la testa. Ci sono delle valigie molto vecchie, c'è un grammofono, c'è... Ci sono degli scatoloni. Un giorno ho trovato un diario. Ho trovato un diario e ho iniziato a leggere, a cercare di capire meglio cosa c'era scritto. Ho fatto delle ricerche e ho scoperto che l'ha scritto mio zio ed è ancora in vita. Sono andata a trovarlo. Questa storia ha inizio nel momento esatto in cui lui inizia a parlare. E io a prendere appunti. Il mio lavoro è correggere i ricordi. Lo faccio spesso per me la sera, prima di andare a dormire. A qualche volta lo faccio anche per altri. Come in questa storia che sto per raccontarvi. Questa è una storia leggendaria. Una storia realmente accaduta tra il 1945 e il 1946, quando mio zio ha abitato all'interno di una casa, una villa molto grande, una villa con tantissime stanze, era nella campagna, sperduta. Mio zio visse in questa casa con 10 uomini. 10 uomini molto conosciuti, sì, perché erano 10 fisici. Erano i 10 fisici tedeschi in attività più importanti al mondo. Il primo grande fratello che si ricordi nella storia. Fatto soltanto con fisici in attività. E tra questi c'era Werner Heisenberg. Questa è una storia d'altri tempi. Una storia che americani e inglesi hanno voluto raccontarci solo in parte, e io adesso ho intenzione di raccontarvi tutto il resto. Al Max Planck Institute si troveranno tutti lì, va bene? È il momento per me di fare un nuovo viaggio allora.
Monaco, Max Planck Institute, entro. Entro dentro perché voglio vedere com'è questo posto che ha accolto tutti i fisici subito dopo. E tutto è rimasto fermo a quegli anni, i muri, gli affreschi, le volte, i quadri, le sculture, le foto. Sono tutti i fisici qua raccolti, continuano a vivere qua dentro. E poi c'è una stanza laggiù, c'è una stanza, sì, quella dove gli studenti vanno a studiare, e c'è una bacheca. Una bacheca, quelle bacheche, no, degli studenti, vendo scooter, stanza in condivisione. E mi metto a sfogliare tutti questi fogli, curiosa, guardo un po', alzo, trovo appeso sotto tutti questi fogli una fotografia. È lui, è Heisenberg. Sta leggendo qualcosa, vorrei ingrandire, ma che cos'è che legge? Una poesia. Sta leggendo una poesia. L'anima la si ha ogni tanto. Nessuno la ha di continuo e per sempre. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, possono durare senza di lei. A volte nidifica un po' più a lungo, solo in estasi e paure dell'infanzia. A volte solo nello stupore dell'essere vecchi. Di rado ci dà una mano in occupazioni faticose, come spostare mobili, portare valigie o percorrere le strade con scarpe strette. Quando il corpo inizia a dolerci, smonta di turno alla chetichella. È schifiltosa, non le piace vederci tra la folla. Il nostro lottare per un vantaggio qualunque e lo strepito degli affari la disgustano. Gioia e tristezza non sono sentimenti per lei diversi. È presente accanto a noi solo quando essi sono uniti. Possiamo contare su di lei solo quando non siamo sicuri di niente e curiosi di tutto. Tra gli oggetti materiali preferisce gli orologi a pendolo e gli specchi, perché lavorano con zelo anche quando nessuno guarda. Non ci dice da dove viene né quando sparirà di nuovo, ma aspetta chiaramente simili domande. Si direbbe che così come lei a noi, anche noi siamo necessari a lei per qualcosa. Ma è il momento di un nuovo viaggio. Ma certo, Monaco di Baviera, Waldfriedhof, il cimitero di Monaco. Il vizio dei cimiteri deve essere un vizio di famiglia. Entro dentro. Ottava piazzola sulla destra, quinta zolla. Eccola, eccola la lapide. Werner Karl Heisenberg, Würzburg, 5 dicembre 1901, Monaco, 1 febbraio 1976, e poi l'epitaffio. Giace qui da qualche parte. Il suo principio di indeterminazione se l'è portato nella tomba, ma a mio zio sarebbe piaciuto tantissimo. La correzione dei ricordi, una sorta di terapia, di sollievo. Noi navigatori, genovesi o scozzesi, la sappiamo fare molto bene questa pratica. Ma Martin Heisenberg, figlio di Werner, 78 anni, ancora in vita. Va bene, è il momento di un nuovo viaggio. Arrivo. Arrivo a Würzburg, proprio nella Germania più piena, proprio al centro. Baviera, scendo dai binari e mi aspetta lì, fermo, mi aspettava già, era lì chissà da quanto. Tipo Hannibal Lecter quando aspetta l'ospite per cena. Lo vedo lì, scendo e gli vado incontro, non sapevo, l'abbraccio, che faccio col figlio di Werner Heisenberg, con lo zaino. Lui mi fa accomodare sulla macchina e mi porta a casa sua. E c'era sua moglie Apollonia che ci aspettava. Apollonia, come se non bastasse, è nipote di Feuerzacher. Ve l'avevo detto che i due erano molto amici. Aveva già preparato la cena. E rimaniamo a mangiare, a parlare per tutta la sera. Rimango lì 3 giorni, il tempo di 2 cene, 5 merende, 6 pause per il tè, 3 passeggiate nei boschi. Nei boschi dietro la casa, sì, perché i fisici amano passeggiare nei boschi. Lui mi ha voluto far rivivere esattamente quei periodi, quegli anni, facendo le passeggiate con me.
È stato bellissimo. Il suo racconto è iniziato così. Mi disse: questa è una storia dimenticata. Questa è una storia leggendaria. Una storia che se non te la raccontassi io, non la sapresti. Una storia che se te la racconteranno altri, non ci crederai. Il momento dello sfoglio dell'album dei ricordi, in cui mi fa vedere le foto, in cui mi fa vedere tutti gli oggetti appartenuti al padre e mi fa toccare con mano quello che ha vissuto, è stato un momento magnifico. Ho continuato ad alimentarmi cercando di trovare sempre nuove idee in quello che lui mi mostrava. È stato bello. Mio padre è il nazista, mio padre è l'ebreo bianco, mio padre al soldo di Hitler, mio padre che non sapeva costruire la bomba. Niente era vero. Mio padre non la voleva costruire quella bomba. Poi, nel momento dei saluti, mi fa 3 regali. Mi regala una fotografia. Poi mi regala 2 libri. E mi regala questa scatola di gessetti. Mi dice: ogni storia ha diversi punti di vista per essere raccontata. Questa è l'arma più potente che tu puoi avere in mano. Usala. Scrivi. 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 Scrivi.